Ciao ragazzi, oggi nuovo video e questo è un video per mostrarvi un nuovo arrivo. Ho comprato la Different 2 di Mulak e quindi abbiamo deciso io e Kravis Girl, vi lascio il link qui sotto sia al suo Instagram che al suo canale YouTube, di fare questo Get Ready With Me usando appunto la palettina. Questa è la nuova palettina di Mulak, è uscita. Credo questo lunedì, insomma, questa settimana. Il video voi lo vedrete penso quest'altra settimana, quindi vabbè, insomma, però ne avrete sentito parlare sicuramente. E, ho letto opinioni un po' contrastanti a chi piace, a chi non piace, vabbè, come tutti i prodotti. E vi volevo dire la mia, se vi può interessare. Io la sto utilizzando già da quando mi è arrivata. Vi arriva appunto con il suo cartoncino, che è un po' duro. Il disegno è lo stesso sia sul cartoncino che sulla palette. E è molto molto bello il packaging, è molto sottile. Vi faccio vedere con l'altra Different che era il primo prodotto appunto che la Mulak fece uscire, che io presi subito. Vedete la differente, insomma. In questa c'erano quanti colori? 13. 13. Questa era la palettina e all'interno c'era anche l'eyeliner. Questa è quella vecchia, vedete, insomma, l'ho strautilizzata. Ho anche altre palette di Mulak, ad esempio la Daily Mood che mi piace tantissimo. E è una palettina, scusate, particolare. E ci sono all'interno 12 ombretti per 1,5 grammi. E l'unica cosa pecca che almeno la mia ha purtroppo è che due ombrettini, me ne sono resa conto ora perché l'avevo girata e si sono capovolti. Praticamente, vi faccio vedere, i due ombretti più chiari si sono staccati. Ci metterò un po' di colla, insomma, niente di che. E quindi questi qua va un pochino sistemata questa cosina. Gli ombretti sono molto 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 belli. È una palette particolare, nel senso non è la solita palette con i colori nude, ma di quelle io ne ho una caterva, cioè ne ho veramente tante. Nulla mi impedisce di portarmi dietro questa che ha dei colori un pochino più particolari, con ad esempio la Daily Mood che invece ha dei colori più neutri per combinarli. E io oggi ho utilizzato per fare questo trucco, poi lo vedrete dopo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colori. Ma sono veramente belli. Mi dispiace perché dal video sono brillanti, ma dal vivo sono tutta un'altra cosa, ve lo posso giurare. Se comprarlo almeno, io non ve lo posso dire, nel senso, vi devono piacere questi colori. Se vi siete stufate delle solite palette con i soliti colori, questa direi che è un'ottima scelta. Però appunto dovete utilizzare, cioè se vi piacciono, perché capisco che non tutte utilizzano questi tipi di colori magari tutti i giorni, quindi non gli va di investirci dei soldi per una palette che magari utilizzano una volta nel weekend. Questo sta un pochino a voi, se vi piace sperimentare e divertirvi, questa secondo me è un'ottima scelta. La texture degli ombretti è un pochino diversa anche da, ad esempio dalla Daily Mood, che è una delle più recenti, e proprio quando andate con il dito anche sugli ombretti, ad esempio sia quelli opachi. È diversa, sembra quasi che non scrivano gli ombretti quando li pigiate. Adesso, ad esempio, sono andata a prendere questo più chiaro e questo rosso qui, e la consistenza è molto diversa. Quella ad esempio della Daily Mood, ma anche dell'altra Different, sono un pochino più burrosi, mentre questi sono più secchi. Ma vi posso dire che adesso, se io ve la facessi vedere qua, il rosso sembra non scrivere. Vi posso giurare che preso con il pennello e sfumato è una meraviglia. Non vi prende troppo prodotto, vi prende la quantità giusta e si sfuma benissimo. Quindi ecco, a primo impatto potrebbe sembrare: ah, che schifo, una palette che non scrive. Non è vero, non... ha una sfumabilità molto più alta. Non rischiate di fare dei pastrocchi, certo, se ne mettete troppo sì, però ecco, dovete provarli. E anche i colori questi qua, diciamo metallici, hanno una texture completamente diversa, è sempre un pochino più secca. Questa è la Daily Mood e questa è la Different. I colori sono bellissimi, ripeto, sull'occhio fanno tutto un altro effetto. Questa, ad esempio, è la Daily Mood, questa è la Different. Sembrano meno scriventi, ma non è così. Sono molto molto scriventi. Questi riesco i colori brillanti riesco a prenderli sia con le dita che con le mani. Mi piacciono molto più questo genere di ombretto rispetto a quello che ad esempio c'è nella Huda Beauty, perché quelli li trovo molto più complicati. Questi si stendono molto più facilmente e soprattutto riuscite a stenderli anche con il pennello. Ecco, quindi io questa palette, se vi piace usare, vi piacciono i colori e vi siete un po' stufate delle solite palettine nude, o comunque che già sicuramente avrete, sicuramente, questa potrebbe essere un'ottima scelta. Io in una palette, mi pare che anche Leonora ha detto una cosa del genere, in una palette metterei sempre comunque un color beige e uno più scuro, comunque un nero, un marrone molto scuro, perché almeno per me sono ombretti che utilizzo sempre. Infatti nel trucco di oggi
ho utilizzato Bonjour, non so come si dice, e poi I'm Witchy nell'angolo interno, Couture nella piega, Couture nella piega, e Royal Blood sulla palpebra fissa qui all'angolo esterno. E ho sfumato tutto con Call Me Queen, che è questo rosso. Sotto ho messo Bon Ton e Juicy, e poi sono andata a mettere un po' di marrone scuro, ma perché è una cosa che io faccio sempre, della Daily Mood, e il beigiolino più chiaro sotto l'arcata sopraccigliare. Ecco, io l'unica cosa, avrei messo quei due colori. Aspettate che mi devo pulire le mani, che sono tutte piene di colore. Però ecco, ripeto, cioè, sono ombretti che bene o male, quelli chiari o scuri, li abbiamo tutti sicuramente nella palette, quindi anzi non si ripetono, perché io magari di beciolini e di marroncini ce n'ho una marea che non finirò mai. Questi sono colori un po' più particolari che io perlomeno non ho, e mi sono innamorata follemente. Infatti il prossimo trucco, se vi va, fatemi sapere, vorrei realizzarlo utilizzando Posh, che è un verde bellissimo, il blu che è Ocean King, o magari usare o Expensive o Vanity. Vanity già l'ho usato, Expensive ancora no. E poi devo capire bene come utilizzare questo che voi vedete. No, ecco, questo è un macello comunque, devo rincollarli assolutamente. Che non so ancora come utilizzare. Niente, si stanno suicidando gli ombretti. Vabbè, li lascio così dopo li rincollo. E devo ancora capire come utilizzare Aventador. Questo qui, che voi vedrete molto più spento, in verità è proprio un colore power, una specie di arancione, sì. Quindi ecco, questa è la mia opinione sulla palette. Io la ricomprerei, quindi a me piace tantissimo, ha una buona qualità, gli ombretti sono veramente veramente vibranti, belli, si sfumano benissimo, sono semplici da lavorare, nonostante i colori abbastanza importanti. L'unica cosa che magari non avrei messo, questi due colori, sono due colori molto chiari, non dico simili, però diciamo che insieme un pochino si annullano, perché questo comunque è un bel rosino, se siete chiari di carnagione si vede. Questo sì è un pochino più scuro, ma non c'è tutta questa differenza. Ecco, quindi gli unici due sono questi, che sono anche quelli che si sono staccati, vabbè. Poi sulle labbra invece ho messo due colori sempre di Mulac. Ho messo Vanguard sulle labbra, e al centro ho messo In My Birthday Suite, se vi può interessare. Ho provato a fare una cosa un po' diversa. E come blush invece sempre uno di Mulac, il 18 Off Course della collezione Welcome to September, che è un bellissimo pescato opaco. E niente ragazzi, io vi lascio al Get Ready, vi faccio vedere come ho realizzato questo trucco, e andate a dare un'occhiata anche al Get Ready di Kravis Girl, così avete due opinioni anche sulla palette, ma sono sicura che a lei sarà piaciuta molto. E io vi mando un bacio grande e al prossimo video.